Ma hai tutta la profondità proprio dello stabilimento. C'è giù i binari di qualcosa. Sì, lì sono, secondo me, proprio dove magari si può spingere un po' di ancora. Poi vedi proprio lì, tutte ancora le piastrelle di dove era la linea. Quasi fa più effetto qua che a Rese. Molto di più. Vero? Perché qua è più degradato e più abbandonato. Cioè là, nonostante tutto, però c'era ancora una portineria attiva. Sì. I capannoni poi non erano fatiscenti così, cioè qua sono proprio, cioè sembra quasi di vedere Pripyat, non so io. Sì, bravo. Hai detto bene, proprio quello. Cioè, gli fai due foto che non si capisce che cos'è, le mandi a qualcuno e dici: e qua è un angolino di Pripyat, sai la città. Cosa ti aspetta vedere? Cioè, pensare che lì ci sono tutte le mine allineate. Pensare alle persone che lavoravano, vivevano, si raccontavano le vicende della serie. Oggi non ci voglio fare un cazzo e invece sono qui a montare ste macchine di merda. Lì vedi ancora un po' le prese d'aria, non so, riscaldamento, non so cosa fosse. Cioè, vedi già lì che c'è su qualche pannello in più, ti dà ancora di più l'idea di qua di come sia. Damiano, ferma la nostra maniera. Cos'è? In che le sesa da marzo dal 2006 sedas sen chi mieti all'ambra fa tanto frec che anche un cielo un po' gris, che il cielo gris si vedrà anche dal film A un po' sen chi a videca dal toc chi da Gabanù. Che a me ti dice ad Aresa vede il tabernacolo, ma chi scende? Chi sa veda niente. Manca il tabernacolo. Per riprendere le parole di un personaggio che, come dire, seguo con attenzione, vedere questi capannoni in stato di degrado e abbandono, mi perdonerà l'autore di queste due parole, ma meritano. Meritano nei suoi filmati e meritano anche in questo caso. Degrado e abbandono dei capannoni e degli stabilimenti innocenti di Lambrate. Una giornata fredda, con questo cielo grigio, forse tende ancora più ad aumentare quello che è la tristezza che, come dire, che incutono questi posti.
qua cos'è che si costruiva un tempo? Qui il tutto è partito con i tubi innocenti, tubi che piegandoli hanno dato vita al telaio di un famoso scooter. Ma l'ambretta. Meno male che 3DT perché mi dava spista, insomma. Fa fatica di. Qui nascevano anche celebri automobili costruite su licenza inglese. Ad esempio la Mini. Da qua sono uscite anche La Regent, che ormai capì ma la sua pronuncia. Come quella si chiamava? Il nome originale inglese era l'Austin Allegro. Credo anche la IM3. Bravo. Ma anche auto di un marchio un po' più celebre, tipo la Maserati Biturbo. Bravo. Vedete qui tutto in stato di degrado e abbandono. Guarda che tristezza quella scala con la protezione di sicurezza. È veramente triste. Stiamo percorrendo questo vialetto che ormai mi sono già belle che gelato. Mi sa che tutto il giro della parte di là non lo farò perché ho la mano che non la sento più. È almeno doveroso arrivare alla fine di questo vialetto, o per gli amici non milanesi, vialetto. Ecco, anche qua, guarda, c'è una tristezza infinita. O infinita tristezza, per riprendere il nome di una celebre canzone. Che è proprio, tra l'altro, non a breve ricorre anche l'anniversario, perché ha chiuso la produzione, diciamo, quello stabilimento a fine marzo del lontano 1900. E quei cos. E qualcosa. Non lo so. E quei cos. Continua il congelamento della mia mano che sta diventando un tutt'uno con il supporto della telecamera. Inquadriamo la torretta. Tutto in stato di, diciamolo, degrado e abbandono. Spero che non ne avrà male l'amico che va a caccia di camion storici, i quali la maggior parte delle volte appunto sono in stato di degrado e abbandono. E con questo io finirei qua perché c'ho veramente la mano gelata. Ciao, eh.